Dacia Maraini, scrittrice, poetessa, saggista, drammaturga, sceneggiatrice. Dacia Maraini, raggiante come sempre con i suoi splendidi 80 anni, presenta a Barletta il suo libro La bambina e il sognatore. Un romanzo che affronta numerose tematiche, dall'amore paterno alla solitudine, dalla passione per la conoscenza alla curiosità, alla voglia di sapere, dall'innocenza all'orrore. Una storia intrigante, sentimentale, appassionante, che svela una realtà a cui spesso è impossibile sottrarsi, che parla di ipocrisia. La bambina è Lucia, scomparsa improvvisamente una mattina mentre si recava a scuola. Il sognatore è Nanni Sapienza, un maestro che ha vissuto la morte della figlioletta e il dramma della separazione dalla moglie. E i due interagiscono attraverso i sogni. Il sogno è un avvertimento, è un segnale, qualche cosa che riguarda il profondo. Non dà delle informazioni o delle spiegazioni molto chiare, però è come una febbre che ti fa capire che c'è qualcosa che non va nel corpo. Però non ti dice la malattia, il sogno ha un grande mistero. Infatti gli antichi coi sogni avevano bisogno di qualcuno che li interpretasse, no? E neanche poi li interpretava molto bene perché rimaneva molto criptica, misteriosa. E però il sogno è un modo di avere rapporti con la nostra, col nostro inconscio. Rapporti complicati, ma rapporti, guai a chi non sogna. Nelle mie frequentazioni scolastiche, vado molto nelle scuole, ho conosciuto dei maestri elementari, scuole elementari, che avevano una passione, una gioia di insegnare, pagati poco, lei sa quanto sono pagati poco e quanto lavorano. Ecco, questi alcuni maestri giovani che ho conosciuto mi hanno talmente commosso per la loro passione che ci mettevano, per quello appunto che non solo un lavoro pagato poco, ma anche poco considerato, aggrediti dai parenti degli alunni. E loro ci mettevano tutto quanto la loro vita, insomma. Tant'è vero che mi hanno ispirato proprio un personaggio maschile e un po' diverso dal solito. Un incontro organizzato dal Centro Studi Barletta in Rosa, sala gremita per l'occasione al Circolo Unione. Fra gli intervenuti Pasquale Vozza, professore emerito di letteratura italiana contemporanea all'Università di Bari. Come si cala il ruolo del sognatore? Un maestro? Il maestro che intuisce dopo la scomparsa di una bambina in un piccolo centro cittadino italiano e si mette in caccia di questa bambina. Vengono fuori delle realtà molto particolari, non, veramente impensabili per certi versi, e soprattutto emerge il tratto della grande umanità della scrittrice, una scrittrice che ha dovuto ricercare e tanto ascoltare, tanto riflettere prima di scrivere.